scoperta, che mi piace sapere. Mi fa sentire anche più sicuro, mi fa stare anche meglio, dico la verità. Riesco a essere più aperto nei dialoghi. Prima non è che avevo molti argomenti, c'erano giusto due o tre. Se mi guardo indietro vedo un ragazzo di 24 anni che sta buttando via la sua vita. Ma grazie ai miei familiari che mi hanno aiutato a far conoscere una realtà come questa qui, questa di San Patrignano, che accogliendomi ha dato modo che iniziasse il mio percorso comunitario, fatto di grandi sacrifici, rinunce personali, però è servito ad essere quello che sono oggi, una persona che ha degli obiettivi ben chiari per il suo futuro. Io personalmente sono entrato che avevo 20 anni, quindi molti sacrifici non ero abituato a farli, ma nelle cose basilari, sia nell'andare a lavorare o nel portare avanti un qualsiasi valore personale, poteva essere la famiglia, l'amicizia. E tenendo duro e ascoltando soprattutto quello che mi diceva la gente, ho cominciato a raggiungere i miei primi obiettivi e di conseguenza ad avere anche delle prime soddisfazioni personali. Dopo un po' di tempo che comunque avevo raggiunto una certa stabilità, una certa serenità, dove comunque certe cose ormai le avevo affrontate, avevo chiesto di ritornare a scuola. Per me è stata una conquista, era una cosa che volevo fare da sempre. La passione mi era ritornata, che era quella per la cucina. Non avrei mai pensato dopo tanti anni di riprendere in mano gli studi. Ho scelto l'odontotecnico perché ho avuto sempre la passione, sono sempre stato attirato dai dentisti. Qua fortunatamente c'è stata la possibilità, è stata diciamo una manna dal cielo, diciamo, ecco. Il geometra è sempre stata la mia passione, quindi prendere il diploma per me era proprio un obiettivo mio, anche prolungando il mio percorso comunitario, però era quello di diventare geometra. Però è stato proprio mettere in pratica tutto quello che ho imparato fino al giorno prima di entrare a scuola. E il centro studi me l'ha evidenziato in pieno. Comunque studiare vuol dire portare avanti una cosa con costanza, con regolarità, con impegno, per avere comunque sempre degli ottimi voti, per andare bene, arrivare all'esame poi con un bel voto, alla fine dell'anno comunque c'è soddisfazione. Ci sono stati momenti dove pensavo di mollare, e l'ho pensato diverse volte, soprattutto all'inizio, perché era un traguardo lunghissimo, però ho tenuto duro sempre con l'obiettivo finale, che era quello di essere promosso, e ho messo in pratica solamente quello che ho imparato qui dentro.